Abadiba Babobo. Va bene, già la. No, raga, così in apertura di programma è pericoloso, lo sapete. Non è un uomo, è una maracas. No, ragazzi, è pericoloso. Oh, Marco, te lo giuro, è venuto in ufficio a farmi vedere il video della canzone nuova. Ma mi ha mandato mille messaggi. Adesso no. Aspetta, no. Allora io sto cercando urgentemente un terapista. Sì. Perché l'alito mi ha fatto dimenticare gran parte dei miei ricordi da piccolo. Lui c'ha Halloween in bocca. Cioè, è la prima volta che un alito pesante fa dimenticare le cose. Cioè, una cosa. Madonna. Te lo giuro, mi ha compromesso. Riusciva. Mi ha compromesso le sinapsi, ragazzi. È andato a fare un casting come Mordor per il prossimo capitolo del Signore degli Anelli. C'è una cosa. In toscano, però. Mordor. Cioè, te lo giuro, se invece. Uè, Paolino, guarda qua. E l'ho dimenticato la cresima. Cioè, si è speso. Gran parte della vita, una roba incredibile. La Madonna, non so cosa cazzo hai in bocca. Ma aspetta, possiamo cortesemente analizzare l'ultimo messaggio che mi ha mandato Pippo Celabre? Silenzio. Va bene, già la. Allora il nuovo hashtag di oggi è una canzone di Gigi D'Agostino. No, allora ragazzi, aiutateci a comprendere cosa è nascosto nella minchina. Allora lui ormai non parla più, campiona. Sapete che Leone è nostra minchia, sì. Cioè lui quando ti manda un messaggio dentro cripticamente è nascosto un messaggio. Vedi che Balbetti, è una roba brutta. Ho perso l'ubrigo a parola. Non a parlare. È come quando avevi il grillo parlante, tu ci rovesciavi sopra delle monete e l'effetto è quello, faceva a u ulo pico. Riprova e controlla. Sono preoccupato. Mamma mia. Ma guardate, Leone non è soltanto il nostro problema. È quello che ogni giorno siamo costretti a leggere sui giornali. Adesso c'è la fobia della carne rossa. Lo si sa da 2000 anni che la carne rossa fa male, la carne lavorata fa male, adesso allarme. Così mettono in crisi altre aziende, altra gente a casa. Però scusami, ma tutto quello che tu mangi in abbondanza ti fa male, lo si sa, è ovvio che la carne rossa diventa cancerogena se ne mangi a quintali, ma lo sappiamo da quando il mondo esiste. Perché dovete rompere i coglioni, inventare puttanate ogni giorno per mettere in ginocchio altre aziende? Perché? Dico io ho visto in Val d'Aosta delle mucche che facevano suca così. Comunque, parlando della carne, cioè il concetto è che non è la carne in sé che fa male, probabilmente è la lavorazione. È la lavorazione carne. Oppure come sono stati nutriti i capi di bestiame, perché ci sono pesticidi, alimenti. Allora, c'è stato il problema del pollo. Allora il pollo, non bisogna più mangiare il pollo. E poi dopo il maiale, adesso la carne rossa. No, e poi quella puttana di tua madre. Che buonissima, pericolosa. Il sangue, ragazzi, l'ho provata. La tartare con le malattie. La tartare di quella puttana di tua madre. Quei giorni lì. Con un po' di sedano. Allora, bisogna fare chiarezza. Diciamo che non tutta la carne rossa fa male, fa male abusarne. Sì. Però bisogna stare attenti agli organismi transgenici. Ad esempio, se andate al ristorante e vi danno un'ala di mucca, cominciate a pensare. Fatevi due domande perché potrebbe essere pericoloso. Però sai cos'è che mi fa girare i coglioni? È che purtroppo ormai ci hanno abituato così, no? Quando iniziano, gli parte la moda, adesso c'è la moda della carne rossa. Sì. E allora c'è il poveretto, l'ignorante, che è abituato a informarsi. Mi è andata di traverso una nocciolina. La maledizione! La nocciolina causa la meningite, potrei morire a causa di una nocciolina. Allora cosa facciamo? L'articolo sulle noccioline. No, stavo dicendo che l'ignorante allora si fa influenzare e quindi inizia: no, non compriamo più la carne rossa, compriamo il pollo. E la viaria l'hai già dimenticata? Madonna. Ma quello è il problema dell'informazione. Infatti adesso io ho paura che cavalcando l'onda delle due branche grandi dell'informazione, cioè gli omicidi e adesso il problema dell'alimentazione, poco usciranno notizie di bovini che sparano ad altri bovini. È vero, si sono introdotti illegalmente nei loro pascoli. È vero. Pure
la gente fa confusione e smette di fumare le mucche. Cioè, la gente poi è ignorante perché ne uccide più l'ignoranza della carne rossa. È vero, è vero, è vero. Guarda, quella cosa che tu hai pubblicato su Facebook è sacrosanta, è la verità. Madonna mia, vabbè, comunque. Ecco, sai è come cosa la storia dei vaccini, Marco, no? Sì, cioè, sai che c'è questo professore, che tra l'altro non è neanche un professore, è un farmacista, che ha pubblicato un libro dicendo che i vaccini causano l'autismo nei bambini. È morto. Non è così! Cioè, lui ha analizzato e dice: ah, cazzo, questi bambini che hanno l'autismo sono stati vaccinati, quindi i vaccini generano l'autismo. No! Potremmo aprire 800 parentesi sui vaccini, perché tante volte il vaccino, abbiamo visto cosa è successo. In Russia la carne è buonissima! E comunque di tutte queste cose che stiamo dicendo non me ne frega un cazzo. Bravo. Oh, bene, però Alan ha detto una cosa sacrosanta: in Russia la carne è buonissima, ma non la carne di mucca, la carne di fica. Bravo! Cioè, bravo! Perché allora il nostro Vladimir Putin ha un allevamento di fica. Giusto. Fuori da casa enorme, sua. Enorme. Sì, sì, che pascola tutto il giorno. Lui esce con il suo bastone di comando. No, gli lancia i cazzi con l'arco. Cioè, lui caccia fica con l'arco. Lui ha dei cazzi apposta. Ha proprio, come si chiama l'affare per mettere? La faretra. Ha una faretra piena di cazzi. Lui ha caccia di fica, cavalcando anche una fica. Cioè, lui a cavallo di una fica da corsa. Tra l'altro, lui se mangia i booster guarisce dal light. Cioè, che organismo perfetto, cazzo. È incredibile. Tutti noi vorremmo avere un presidente come lui, Vladimir Putin. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Grande. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare la roulette russa con una mitragliatrice. Ma non si può. Una volta Vladimir Putin ha attraversato l'Oceano Pacifico facendo l'elicottero col pene. Vladimir Putin può pagare gli alimenti all'ex moglie in natura. Come fate? Una volta Vladimir Putin ha organizzato un raduno di sosia di Vladimir Putin e poi lo ha fatto saltare in aria con una bomba atomica, perché nessuno assomiglia a Vladimir Putin. Giusto, giusto, giusto. Nessuno. Vladimir Putin può guardare un film in VHS con l'iPad. Prima di sposarsi, Vladimir Putin può fare un arrivederci al celibato. Quando Vladimir Putin si avventura nel Sahara, il deserto ha i miraggi. La mela di Apple l'ammorsa Vladimir Putin quando era nell'utero. Quando gioca al gioco delle tre carte, Vladimir Putin trova tre donne. Come fa? E se le fa tutte e tre. No, è impossibile, è una. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Come fa? Che bello, eh! Vladimir Putin, bello. L'ultimo zar di Russia. Ma quanto è bello, quanto è bello, quanto. A noi manca un uomo. Noi abbiamo, vabbè, questo qua sposato col chitarrista dei Queen. Cioè, che va in Perù. Tu c'hai Obama, scusa, è diverso. Obama è no, vabbè, meglio. Io parlo per voi, perché un po' vi compatisco, capito? Cioè, io. Migulneger, capito? Che spacca. Tutti intorno a casa ce li hai anche. Senti, ascolta. Finiamola con sta storia. Io non abito in un brutto quartiere, scusa. Duro, diciamo. No, non è brutto. È allora, è un quartiere di abbronzatissimi. Esatto, allora... è che la gente ti deve accettare. Cioè, nel senso che sei, diciamo, un po' un pesce fuor d'acqua. Sì, ma non è vero, non è vero, non è vero. Cioè, guarda che alla fine non esiste più il razzismo negli Stati Uniti. No, però se ti posso dare un consiglio ad Halloween, non vestirti da Ku Klux Klan. Neanche per scherzo. Lascia fare. Vai, Alan! Tu dici? Sì. Le 2:13 minuti, inizia lo zoo! Bravo, coglione! Andiamo! Che modo, eh? Che modo di fare!